Ben ritrovati, terza ed ultima parte di AC News, il nostro notiziario dedicato esclusivamente all'Arezzo Calcio. Ben tre sono le gare di recupero in calendario per la giornata di oggi, tra poche ore verranno infatti giocate quelle gare che non sono state disputate fino ad ora, alcune passate anche in cavalleria direttamente dall'inizio della stagione a causa dell'annosa questione del blocco dei ripescaggi. Nel pomeriggio di oggi alle ore 14:30 andranno in scena dunque il match tra Virtus Entella e Pistoiese, recupero della quinta giornata del campionato di Serie C, poi Cuneo Lucchese, recupero invece della 24esima giornata e Olbia Siena, recupero della 15esima giornata, ricordiamo tutti in calendario appunto alle ore 14:30. Proseguiranno poi fino al mese di aprile i recuperi, in particolar modo quelli della Virtus Entella, che ha da recuperare attualmente 5 gare. Ma partiamo anche nel fare la nostra carrellata dei risultati del settore giovanile amaranto, a partire da quella che è stata la giornata di sabato per la Berretti di mister Alessandro Longo, che è incappata in una nuova sconfitta perdendo anche il secondo posto in classifica, sconfitta avvenuta per mano della società chiavarese della Virtus Entella. La Virtus Entella ha infatti vinto il match per 2-1 in gol per l'Arezzo, un gol della bandiera arrivato al 93esimo Cecci. L'Under 17, allenata invece da mister Gioacchini, è tornata alla vittoria, si è imposta per 2-0 contro la Carrarese, in gol per l'Arezzo Pellegrini e Tiradossi. Con lo stesso avversario la Carrarese ha vinto di misura anche l'Under 15 di mister Bernardini, risultato 1-0 per l'Arezzo con gol firmato da Tresa al 67esimo. Ricominciato anche il campionato, il girone di ritorno del campionato sperimentale Under 16 che l'Arezzo di mister Zussi ha inaugurato purtroppo con una sconfitta contro la Vispesaro, risultato di 2-1 per i pesaresi, in gol per l'Arezzo alla mezz'ora del primo tempo Liserre. Under 14 di mister Passalacqua ha vinto ancora, questa volta 2-1 contro il Pontedera B grazie a una doppietta di Sobì. Under 13 di Gorgonia invece ceduto il passo nella seconda fase del campionato alla Fiorentina, il risultato di Fiorentina-Arezzo infatti è di 4-0, 2-0, 5-0 e 3-0 sono stati i risultati a favore della Viola nei tre tempi e vittoria della Fiorentina anche agli shutout che hanno vinto le prove di abilità 9-5. Vincono invece i piccoli dell'Under 12 di mister Bove, vittoria di 3-2 contro la Tuscar, marcatori dell'Arezzo, Mele e Voreano, quest'ultimo autore di una doppietta. Ricordiamo inoltre che si terrà sabato 23 febbraio la grande serata in memoria di Lauro Minghelli. Laura è sempre con noi, è l'evento organizzato da Orgoglio Amaranto e dai gruppi della Curva Sud. Si svolgerà nei locali della Sagra del Maccherone di Battifolle, una cena che è in programma a partire dalle ore 20. Per partecipare occorrerà prenotare il proprio posto presso l'orologeria Pernici in via Cavour ad Arezzo. Il contributo è di 25 euro, 10 euro per i bambini dai 6 ai 12 anni e poi per gli under 6 ingresso gratuito. E dopo il grande successo di domenica scorsa al Museo Amaranto con lo scambio di figurine dell'album dei calciatori Panini e dell'album dedicato alla giostra del Saracino, approda anche una nuova iniziativa per l'associazione del Museo Amaranto, si intitola Adotta una foto del Museo Amaranto e permette a tutti i tifosi di regalare una cornice per poter inquadrare una foto scelta appunto dal tifoso. Il Museo Amaranto regalerà inoltre una copia di questa foto scelta dai tifosi a chiunque donerà una cornice oppure fornirà un contributo di 10 euro che i soci del museo provvederanno a spendere per l'acquisto della cornice stessa.
Termina qui l'edizione odierna di AC News. Io vi saluto, vi do appuntamento domani sempre alle ore 13:20. Vi ricordo inoltre l'appuntamento di questa sera alle ore 19:50 con Amaranto World, il programma del direttore di Arezzo Channel Gianni Brunacci. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio.